Ciao ragazzi e bentornati per un gameplay. Ancora una volta sono da solo, giocherò da solo, è vero. E sto organizzando qualcosa con qualcuno di voi, ci stiamo lavorando, ci arriveremo. Anzi, colgo l'occasione per dirvi che se qualcuno volesse fare un video con me, giocare con me, può scrivermi qui sotto nei commenti al video oppure anche su Instagram o su Telegram, tanto io sono sempre attivo là. Vi aspetto e aspetto le vostre proposte. Questa volta ho scelto il gioco Project Cars. È un gioco, secondo me, bello, riuscito, un po' vecchiotto, è vero, però è invecchiato bene. Non lo definirei né un arcade né un simulativo, non è un vero simulativo. È quella via di mezzo che ti permette di giocare bene con il joystick, però mantenendo dei comportamenti fisici che sono molto simili a quelli della simulazione. Quindi secondo me è un gioco riuscito e mi ci diverte giocarci. La gara di oggi si svolgerà su una formula. Dovete sapere che io amo le formule minori. Le formule in questo gioco non sono le formule ufficiali, non hanno i diritti. Per esempio, quella che è la Formula 1 in questo gioco è la Formula A. Quella che è la Formula 2 qui è la Formula B. Va avanti così. Quella che useremo oggi è l'equivalente della Formula Renault. Qui viene chiamata Formula Golf. Hanno scelto di usare questo nome. Però va bene, è quella. È una formula piccolina, bella, mi piace, da cui nascono i veri campioni, che ti permette di sbagliare, ma la competitività c'è, le gare sono belle, sono emozionanti, interessanti, e quello che faremo oggi è vivere la gara dal punto di vista del pilota, non con una visuale esterna, ma dal casco. Oggi corriamo a Imola, un circuito secondo me veramente bello. È un mix tra tratti veloci, curve impegnative, tecnico e caratteristico. A me piace molto. Quindi che dire, partiamo direttamente e partiamo con la qualifica. Ok, ok, ci siamo. Il giro sta per iniziare. Vai, sesta. Com'è la tuta? Beh, ci sta. Ok, concentrati, concentrati. Frena. Oh, l'ho preso in pieno quel dosso. Dai, vai. Gas a manetta. E qui è un altro tratto veloce. Qui ero al limite. Ah, largo. Mi tocca rallentare troppo. Vai. È andata. No, questo tratto in salita. Mi fa fatica il motore. Questa curva è così impegnativa. Faccio fatica a rimanere vicino al cordolo interno. Ok, qui discesa, le acque minerali. Qui devo stare attento a questa frenata, devo arrivare veloce a questa per riuscire ad avere una buona uscita. Non mi è riuscita poi così tanto bene. Ok, perché qui poi c'è la salita e quindi bisogna riuscire ad uscire bene lì. Ecco la variante alta, vediamo come. Toccato il cordolo, mi ha fatto saltare un po' la macchina che ho fatto perdere qualche decimo. Ok, si torna in discesa. Questa curva non è facile perché non dovevo tagliare così. Questa mi ha fatto perdere parecchio tempo. Sì, ok, acceleriamo tutto, vediamo cosa riusciamo a portare a casa. Ok, quinto tempo, questa ci vale per il quinto tempo. Bene, infatti eccoci qua, quinto tempo. Avrei potuto fare molto di meglio, ma vabbè, va bene così, dai. Ci rifaremo in gara.
Ah, ecco, qua si vede bene la livrea della macchina. Ho scelto questa perché è il numero 82, è il mio numero di gara, quindi dovevo prendere per forza questa. E poi è anche carino dal colore, non è male, non mi dispiace. D'accordo, ok, concentriamoci. Motore sui giri, via, vai, si parte. Oh, ci sono scattato benissimo. Ah, guarda come mi chiude la strada. Ah, io passo, Ah, che partenza. Ho bruciato due posizioni, vai. Ah, ma mi hanno tamponato. Mi hanno toccato. No, no, non devo far scappare quei due davanti. Non devo farli andare via. No, 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 li devo prendere. Ai, la frenata. È sempre difficile questa frenata, perché devi riuscire ad avere poi un buon ingresso alla seconda. Vai, la tosa. Oh, largo la... No, 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 ho sbagliato la tosa. Adesso c'è la salita. Questa è la piratella, la prossima che arriva è la piratella. E non è facile da trovare. Ah, largo. Devo raggiungere quei due davanti. Però nonostante gli errori miei sono là, non stanno scappando. Ecco, ecco i minerali. Sono uscito fuori. Però sono lì. Qui perderò un po', perché in salita loro hanno un po' più di... Sono usciti meglio, quindi hanno un po' più di trazione. Vediamo se riesco alla variante alta ad avvicinarmi. Ah, c'è da dire che io ho scelto un assetto molto più scarico rispetto a loro. Ho notato che ho più velocità nei rettilinei, proprio perché questa pista permette di raggiungere alte velocità con queste macchine, con queste monoposto, che non sono poi così tanto potenti. I rettilinei sono lunghi, durano molto, e quindi ho preferito puntare più su questo. Queste sono le due curve della Rivazza. La prima l'ho sbagliata, però questa sono uscito abbastanza bene. Non sono tanto lontani, ho commesso parecchi errori, ma secondo me se faccio dei giri buoni adesso riesco a riprendermi. Dovrei farcela. Guarda come mi avvicino in velocità nel rettilineo. Sì, li vado a prendere, non devo sbagliare. Vai, vai, traguardo. Oh, come va su di giri. Però mi avvicino, in frenata riesco ad avvicinarmi un po'. Se riesco a sfruttare quindi la velocità e la frenata, riesco a prenderla. Ah, questa è venuta. Ah, no, no, sulla sabbia! No! Almeno. Guarda come va su di giro. Ah! No, quell'uscita non ci voleva, mi ha fatto perdere un sacco di tempo. Però nonostante tutto sono ancora là, non sono scappati. Dai, dai che riesco. No, ho sbagliato la frenata. Larghissimo. Mi è arrivata pure una segnalazione. Larghissimo. No, no, basta adesso. Basta, concentrati. Vai, guarda che staccata. Ho tirato la staccata alle acque minerali. Guarda quanto ho recuperato. Vai. Frenata alla variante alta. Allora, ci sono queste due frenate dove recupero tanto. Variante alta e acque minerali. Qui sono più veloce. Arrivo all'interno. Sì, ce l'ho dietro. Sono passato. Sono secondo. Dai, secondo della Rivazza. E vai, anche qui sono più veloce. Mi fa passare. Quindi li riprendo i chilometri. Guarda. Tra la scia e il l'assetto più scarico. Quindi staccata. Ah, sarà dura. Lui ha il vantaggio della posizione. Io stavo più interno, dovevo frenare un po' prima. Però sono riuscito a farle bene questa serie di curve. Soprattutto la tamburello. Mi è piaciuto come sono uscito. È una delle curve un po' più impegnativa, la Villeneuve, dove ho sbagliato prima. Eccolo qui, sono uscito bene, dai. Se riesco a uscire bene dalla tosa, riesco a prenderlo in salita. No, la piratella devo farla bene, sì!
Sì, interno così, bravo. Bravo. Ecco, minerali. No, no, non devo attaccare, non devo attaccare. Mi faccio vedere, ma non devo attaccare. Devo uscire più veloce delle acque minerali e provare l'attacco in cima alla salita, qui. Alla variante alta. Vai all'interno. Oh, porca, l'ho toccato. Scusa, scusa. T'ho tamponato. Vai, staccatona, guarda come frena. Però sono molto più veloce qui. Sono molto più veloce. No, devo provare all'interno. Devo provare, provo a provarci. No, allora facciamo così. Esco bene dalla seconda. Ecco qui, esco bene dalla rivazza. E niente, il rettilineo è lungo. Devo farlo qua. Devo farlo qua. E poi ho un ultimo giro. Finta esterna. Vai all'interno. Ci siamo, ci siamo. Ah, siamo appaiati. Dov'è? È dietro, ce l'ho negli specchietti. No, adesso non devo sbagliare. Non devo sbagliare. Devo fare un giro perfetto, senza errori. Chiudo bene le traiettorie. Così. Non devo dargli spazio. Non devo dargli spazio. Ce l'ho vicino, lo sento che ce l'ho vicino. Lo vedo negli specchietti. Lo vedo, è lì. Così, così, all'interno. Devo stare chiuso. Bene, bene, non gli devo dare spazio. Ce l'ho ancora là. Non riesco a scappare. Anche qui non devo sbagliare, non devo sbagliare. Ottimo, ottimo. Mi piace. Ho fatto bene la piratella. E ora le acque minerali. Ecco, questo è il punto dove vado più forte. Staccata e vai. Giù di gas. Qui avevo sempre un po' di vantaggio. Dai, infatti ce l'ho un po'. Oh, la variante alta non mi riesce mai bene. Però avevo quel vantaggio che mi ha permesso di sbagliare, ecco. Mi sono potuto permettere il lusso di sbagliare. Dai, le ultime due curve. Le ultime due curve. Se passo questa in testa ho vinto. Vai, rettilineo! E qui non mi prende. Qui non mi prendi. Non mi prendi, ciccio. E vai. E va a vincere. Sì! E vinco occhi chiusi. Sì, bella vittoria. Bella vittoria. Questa vittoria è stata abbastanza combattuta. Me la sono giocata bene con i primi. Si vedeva che avevo un po' più di vantaggio. Non so se è dovuto al livello degli avversari o se forse il mio assetto era più azzeccato. Ho puntato molto sulla velocità in questo circuito, che secondo me con una formula così piccola conta tanto, e probabilmente è stato questo l'asso della manica che mi ha permesso di vincere. Bene, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ora, dopo aver vissuto questa bellissima gara insieme, torna il classico momento in cui vi ricordo chi sono i vincitori dell'Instagame. Questa volta vi ho fatto una domanda tecnica. Vi ho chiesto cosa significa che un motore è DOHC. DOHC sono le iniziali di quattro parole inglesi. Double Overhead Camshaft. Significa che il motore ha un doppio albero a camme in testa. Avete indovinato in tantissimi e questa cosa mi fa veramente, veramente felice. Ora farò scorrere sullo schermo i profili Instagram dei vincitori. Ditemi se leggete il vostro nome, anzi, scrivetemelo nei vostri commenti. Quindi ragazzi, ci vediamo domani sulla mia pagina Instagram per il prossimo Instagame e venerdì prossimo per un nuovo video. Perciò ragazzi, ci vediamo su strada.